Presidente Emilio Lanzetta, come procede questo progetto di avviamento al calcio? Siamo nella struttura del Campo Goni, ci spiega meglio come funziona questo progetto nato 10 anni fa e che sta continuando. Allora, in realtà le spiego, io personalmente sono sempre stato con il CUS Avellino Calcio 5, quindi per quanto mi riguarda nacque un progetto di scuola calcio che era mirato a creare poi talenti nel campo del calcio 5. Durante il percorso ho conosciuto tante persone, tra le quali di recente ci siamo avvicinati tantissimo con Raffaele Capolupo, il presidente dell'FC Hermes, una società storica di settore giovanile che lo fanno da oltre quasi 30 anni. E quindi ci siamo seduti a tavolino e abbiamo fatto un ragionamento comune e alla fine già dall'anno scorso lavoriamo insieme su questo progetto, e in particolar modo quest'anno con la riapertura della tendostruttura del CONI siamo riusciti a portare qui il progetto di avviamento al calcio. Quindi lei sta avviando al calcio questi bambini, ci ha raccontato delle fasce d'età. Qual è le motivazioni per lavorare con i più piccoli? Il discorso è questo, chiaramente tutto nasce un po' dalla passione che già i genitori inculcano nei propri figli, quindi di conseguenza a noi con queste fasce di età di avviamento a calcio arrivano bambini che fondamentalmente hanno magari anche i genitori che sono stati appassionati di calcio. Quindi noi cerchiamo di farli iniziare quanto prima l'approccio giusto con il gioco del calcio. Tutto questo con istruttori qualificati in attività motoria, perché non ci dimentichiamo che qualsiasi sport, per essere praticato nel migliore dei modi, i bambini devono essere preparati a livello motorio.